Buon pomeriggio a tutti, quindi non sono Massimo Contarini, il mio nome è Lucio Cesarano e lavoro per Igeos, sono il Product Manager di Paint, che è la soluzione della quale mi piacerebbe parlarvi in questi ventina di minuti che mi vengono dati a disposizione. Allora, Paint è la soluzione che Igeos offre come per le applicazioni in ambito Defense and Intelligence. Più in generale, diciamo che l'obiettivo di Igeos è quello di fornire soluzioni a problemi operativi in ambito terrestre e marittimo, facendo leva su quelle che sono le sue fondamentali capacità, che è quella di avere a disposizione un sistema, una costellazione satellitare, che è quella di Cosmos SkyMed, che è una costellazione SAR, ma anche tenendo in considerazione un approccio multimissione, quindi che si basa sullo sfruttamento di un qualunque dato satellitare o integrabile all'interno di queste piattaforme. E questo, diciamo, è la missione di Igeos. Qual è invece l'obiettivo di Paint, che è la piattaforma che offre le soluzioni in ambito difesa ed intelligence? Essenzialmente quello di ridurre la complessità che si cela dentro lo sfruttamento dei dati satellitari e quello di fornire un supporto all'imagery analyst nell'affrontare tutte le diverse fasi del ciclo della produzione dell'informazione. Diciamo, dal punto di vista puramente logico, questi quattro punti che vedete rappresentati qua possono essere considerati come i punti fondamentali di ogni tipo di workflow operativo che coinvolga lo sfruttamento di dati satellitari. Quindi c'è una prima fase che è quella appunto della pianificazione dei dati, che possono essere sia SAR che ottici, quello di una volta arrivato il dato ho bisogno di processarlo per renderlo un prodotto fruibile da un analista di immagini. Dopodiché appunto abbiamo la combinazione dei prodotti generati dal processore al fine di rendere dei prodotti a valore aggiunto che possono essere analizzati per l'appunto su una piattaforma visiva, e poi al fine di estrarre l'informazione che poi era ciò che aveva precedentemente generato il workflow stesso. Quindi questi quattro punti racchiudono in maniera abbastanza generica ogni tipo di workflow satellitare in Mint. Ora, come è nata l'idea di produrre una soluzione come quella di Paint? Fondamentalmente tutto nasce dalla continua interazione che c'è tra Igeos e quello che può essere considerato il mondo IMINT, quindi delle agenzie, delle compagnie militari e delle persone che ne fanno parte. E diciamo che questo per noi è diventato il modo per acquisire requisiti che siano operativi, perché diciamo, ci siamo trovati ad interfacciarci con personale che fa questo proprio di mestiere ogni giorno, e quindi ci ha permesso di ricavare quelle che sono le vere necessità e quindi i requisiti operativi. Applicare a questi requisiti applicativi una logica che oggi viene chiamata BPMN, che fondamentalmente si occupa della gestione automatica di tutte le componenti che fanno parte del ciclo della generazione dell'informazione, definendo quelli che sono appunto dei modelli di workflow, che dopo vedremo meglio. Questo quindi ci ha permesso di sviluppare la piattaforma per l'appunto Paint, che riesce, che ha lo scopo di non solo produrre il report finale che è il risultato dell'analisi, ma gestire in maniera automatica, per quanto più possibile automatica, tutto il flusso operativo. Come potete immaginare, questo ciclo è a feedback, nel senso che continuamente acquisiamo nuovi requisiti per poterli integrare all'interno della nostra soluzione. Bene, diciamo che essenzialmente, volendo proprio banalizzare, l'obiettivo di Paint è quello di unire questi due mondi, ossia da un lato le tecnologie satellitari con tutto quello che concerne l'arrivare ad ognuno di quei singoli ellissi che vedete sulla destra, e di unirlo alle esigenze operative di quello che è il mondo e la community di Image Intelligence. L'interazione con questo mondo ci ha permesso di definire e di caratterizzare degli scenari operativi. Questi scenari operativi sono stati poi raggruppati dentro quelle che noi definiamo famiglie di workflows, all'interno delle quali ci sono decine se non centinaia di sub-workflows, e di unire questi due mondi, quindi di capire che
in uno scenario tipo quello della detenzione e dell'allocazione di equipaggiamenti militari nemici, che fanno riferimento alla classe workflow di target analysis, per i quali noi sappiamo che è necessario utilizzare tutto questo tipo di tecnologie. Ora, è evidente già da questo schema che c'è una grossa complessità, perché ognuno di quei singoli cerchietti gialli contiene al suo interno necessità di acquisizione dati, processamento, skill delle persone coinvolte, e quindi l'affrontare un workflow operativo mette in gioco diverse complessità. Qui potete vedere alcuni sketch rappresentativi della tipologia di analisi, e diciamo che in alcuni dei casi, giusto una breve parentesi, in alcuni casi, come vedete ad esempio nel caso per la discovery e il monitoring, lì ci sono degli snapshot fatti a partire da prodotti a valore aggiunto radar, perché come vedremo la piattaforma permette di sfruttare appieno le capacità radar e anche quelle ottiche. Ma quindi alla fine che cos'è Braint? Braint può essere considerata come una piattaforma modulare, quindi composta di diverse componenti. Il cuore della piattaforma è il Workflow Management System, che è RFI driven, ossia guidato da una richiesta di informazioni. Poi ci sono ovviamente delle componenti operative, che sono il Planner, essenzialmente un tool che permette, basando su regole decise da noi fondamentalmente e comunque sempre customizzabili, di passare da un requisito di una tipologia di event workflow a come questa si trasforma in un piano di acquisizione di dati. Poi abbiamo il producer, che è uno strumento totalmente automatico che permette, una volta acquisito il dato secondo lo schema previsto dal piano di acquisizione, di generare i prodotti a valore aggiunto, quindi dalla classica ortorettifica oppure alla produzione di prodotti a valore aggiunto come ad esempio MTC o Change Detection, in cui nel caso del radar si considera anche l'utilizzo di un layer che dà informazioni di stabilità, quindi molto importante. Dopodiché c'è l'analyst, sul quale mi dilungherò piuttosto dopo, e che fondamentalmente è lo strumento che permette poi all'analista puro di fare l'effettiva interpretazione dell'immagine per tirar fuori il contenuto che poi è alla base di tutto questo film che vi sto raccontando, ossia il report di Mint. Ovviamente ci sono anche dei componenti architetturali come un geodatabase e lo strumento che permette di divulgare i report che sono stati generati. La piattaforma Braint può essere, abbiamo previsto che possa essere fornita sia come servizio, quindi operata da personale altamente specializzato di Geos, o altrimenti on-premises, quindi fornendo, come vedremo poi nell'ultima slide, un piano di trasferimento del know-how che permette al cliente finale di utilizzare per proprio conto l'intera piattaforma. Full tailoring, alla base dello sviluppo della piattaforma abbiamo considerato fondamentale permettere la completa customizzazione delle varie componenti della piattaforma, che noi presentiamo generalmente con una dotazione dei moduli di default, che però a seconda delle disponibilità e delle necessità del cliente può essere ogni modulo sostituito da COTS già presenti nella struttura del cliente stesso. E la grossa flessibilità della piattaforma è che fondamentalmente tutti i workflow devono rispondere a esigenze specifiche del singolo cliente, per cui c'è sempre una fase di customizzazione dei workflow, sia in termini proprio di funzionalità logiche di ogni modulo, che anche nella caratterizzazione dei ruoli delle singole persone che lavorano all'interno del centro che ospita la piattaforma. Quindi fondamentalmente attraverso Braint quello che abbiamo voluto realizzare è il passaggio da una procedura tecnica operativa come quella che vedete rappresentata, nella quale essenzialmente sono raggruppati i quattro punti della seconda slide che vi ho presentato, e trasformarli in un flusso controllato nel quale ad ogni singolo task viene identificato e caratterizzato non solo la persona che ce l'ha in carica, ma c'è tutto un meccanismo di monitoraggio dell'esecuzione del task, di quality check e di quindi assegnazione dei singoli task basata ad esempio sulle capacità degli operatori coinvolti. Ovviamente il flusso di controllo
prevede la gestione delle risorse a disposizione che vengono, le cui capacità vengono listate all'interno di un database che permette poi l'assegnazione automatica di un singolo task a persone che abbiano determinate capacità, e ovviamente alla gestione di dati che possono essere quelli satellitari ma anche dati esterni che possono essere gestiti dalla piattaforma. Quindi, come vi dicevo, il cuore della piattaforma è il workflow manager, ossia questa è, diciamo, è la schermata che appare a quello che noi definiamo l'operation manager, cioè la persona che ha in carico la fruttuosa finalizzazione del workflow, che non è altro che la produzione del report, che ha la capacità di generare, quindi attivare un nuovo workflow, e ha la possibilità dopodiché di vedere lo stato di avanzamento del workflow in generale, del singolo task, e anche di selezionare a quali persone, qualora non fosse stato già fatto in automatico, di assegnare ogni singolo task a un particolare, ad una particolare risorsa. E ovviamente il workflow viene inizializzato sulla base del set di workflow che vengono forniti al cliente, che avrà sempre un set di default di workflow più quelli customizzati per rispondere alle sue esigenze più specifiche. Ogni workflow inizia essenzialmente riempiendo un form in maniera manuale, nella quale l'RFA ricevuta dall'operation manager si traduce in una serie di parametri, pochi parametri, che poi inizializzano e definiscono il proseguimento di tutto il resto dell'attività all'interno del workflow. Come vi dicevo, avremo discusso un po' più nel dettaglio della questione del modulo relativo all'analista, l'analyst. Allora, il nostro strumento di default della piattaforma Brent, che è di supporto all'imagery analyst, è il 4DVA, quindi 4D Visual Analyst. Fondamentale la presenza del 4, lasciatemi dire, perché abbiamo da subito preso in considerazione un parametro che è fondamentale nello sfruttamento dei dati satellitari, che è quello del poter navigare non soltanto spazialmente un database o un catalogo di dati, ma soprattutto temporalmente, quindi la capacità di data drilling nel tempo essenzialmente. E ovviamente la tecnologia che c'è dietro all'analyst è Lucid RIA e Lucid Fusion, e diciamo l'obiettivo finale, lo scopo dell'analyst è duale: da un lato, come vi dicevo, è quello di supportare l'analista al fine di velocizzare l'operazione di analisi, che fondamentalmente è la fase ancora più lenta perché, diciamo, non totalmente automatizzabile. Dopodiché abbiamo anche abbiamo pensato, una volta assolto il compito di velocizzare questa operazione, se potesse essere possibile anche aumentare le capabilities, quindi le capacità a supporto dell'analyst, in modo da poter sfruttare in maniera ancora più profonda il dato satellitare. E come vedremo, a tale proposito sono state sviluppate, grazie alla collaborazione con Leonardo Sistemi Integrati, delle widget abbastanza user friendly. E come detto all'inizio, anche il semplice modulo analyst può essere fornito in forma standalone. Quindi essenzialmente i punti cardini del Vision Analyst sono la possibilità di avere il browsing di dati multitemporali, che è fondamentale, quindi io posso avere uno stack di diretti, anche decine se non centinaia di dati, che possono essere analizzati su un'unica interfaccia con tempi molto rapidi. Capacità quindi di gestione dell'ambiente 3D e tool di reporting. Questa è una lista preliminare dei widget che sono stati o sono in fase di definizione per quanto riguarda l'analyst, molti dei quali, non vi nascondono, sono scritti, sono legati ad un ambito radar, se non altro perché, come detto all'inizio, Geos fa leva sulla possibilità di sfruttare in una maniera molto ampia la costellazione Cosmos SkyMed, però ci sono anche molti widget che sfruttano, diciamo, allo scopo di sfruttare il dato ottico. E vi voglio presentare alcuni di questi widget, il primo dei quali è lo strumento che permette la navigazione dei diversi layer e la produzione di una reportistica utilizzando sempre la stessa interfaccia grafica, per cui qui a sinistra vediamo che è possibile
navigare all'interno del catalogo che viene messo a disposizione di dati al fine di selezionare i dati che dovranno andare in visualizzazione. Il dato che vedete adesso è un MTC estratto da due immagini Cosmos SkyMed e sulla base aerea di Tuso, nella quale diciamo ad ogni colore è associabile cambiamento ma anche stato d'attività del singolo target. Come potete vedere possono essere sovrapposti layer differenti, e questo fa parte della dotazione di base dei widget, ma la cosa interessante è che utilizzando questo widget, come vedremo, è possibile fornire degli screenshot immediati da poter utilizzare, che possono andare a riempire in maniera praticamente automatica un report che viene generato mentre l'analista visualizza le immagini e qui appunto c'è un esempio in cui, basandosi sull'immagine di visualizzazione, vengono creati degli screenshot tutti perfettamente sovrapposti delle diverse immagini che vengono ritenute da parte dell'analista meritevoli di essere dentro a far parte del report. Dopodiché è possibile selezionare tra i vari template di report e editarli in maniera diciamo immediata, senza necessità di uscire dall'ambiente di lavoro dell'analista, andando a riempire quindi sia con immagini che con campi testuali il report stesso. In più il widget qui permette di gestire anche i metadati importanti, quali ad esempio il centroscena dello snap che rappresento nel report, che è fondamentale soprattutto nei report di tipo di natura militare, che viene in maniera totalmente automatica evidenziato all'interno del report finale. Il report finale, che adesso per ragioni di semplicità non è niente di diverso da quello che è stato rappresentato qui, per cui adesso sono semplicemente due pagine in cui in due diversi template mostro quello che in pratica viene generato in maniera interattiva durante la visualizzazione delle immagini stesse. Quindi mentre prima l'analista doveva farsi lo screenshot, poi aprirsi magari una presentazione o un documento Word, adesso l'arricchimento di questa documentazione avviene in maniera totalmente, diciamo, senza perdita di tempo, in maniera totalmente interattiva. L'altro widget, piuttosto comodo, è quello del Watershed Widget, che in questo caso utilizza uno dei plugin che sono già presenti nell'ambiente di lavoro e che permette fondamentalmente, avendo a disposizione un dato di elevazione del terreno, in questo caso era SRTM a 90 metri, di fare selezionare una volta selezionata un'area di interesse, grazie allo sfruttamento delle informazioni contenute all'interno del layer di elevation, è possibile fare una navigazione 3D dell'ambiente circostante e poi, interagendo con il widget del watershed, di simulare la presenza di un determinato livello di acqua, che permette quindi di capire, sulla base dei dati forniti dal layer elevation, di capire quali sono le aree che verrebbero inondate oppure qualunque altro tipo di scopo che tenga in considerazione il livello dell'acqua, in maniera totalmente interattiva e in real time e con algoritmi che sono client side, quindi diciamo abbastanza performanti. Un altro degli strumenti che implementeremo è quello che permette il riconoscimento semi-automatico di un target. Nella fattispecie qui vediamo un dettaglio dell'area del cimitero degli aeroporti di Tucson, nel quale ci sono degli aerei. Questo è solo a scopo esemplificativo. Quindi in questo caso, con lo strumento, col widget che metteremo a disposizione, l'utente deve semplicemente prendere i tre punti caratteristici dell'aereo, quindi nose, tail e l'ala. Dopodiché le misure che derivano dalla presa dalla cattura di questi tre punti si trasformano in delle dimensioni che vengono confrontate con un database a disposizione, che può essere ad esempio il Jane's, ma anche uno è già in possesso del cliente, che quindi può anche prendere il modello corrispondente e sovrapporlo attraverso rotazioni e variazioni delle dimensioni sul target che vede in visualizzazione, per capire effettivamente se quel target corrisponde o meno a quello che gli viene suggerito dal database, e quindi scartare il modello che non è compliant con quello che invece gli dà la descrizione e la caratterizzazione perfetta del target. Ovviamente questa cosa può essere applicata
che richiede delle competenze al dato radar. Là in fondo a destra vedete come, diciamo, a falsi colori appare la sagoma dell'aeroplano, e quindi anche lì in quel caso si può fare una sovrapposizione. È un po' più delicato il discorso per chi richiede una conoscenza del comportamento del target a livello radar, però è comunque facile. I prodotti di Braint sono quelli essenzialmente intermedi della fase di produzione del report, che quindi sono i prodotti a valore aggiunto, sia radar che ottici, e poi quello che è la reportistica, ossia un report che può essere appunto sia grafico che testuale, uno più map centric, quindi una mappa, e un report di misurazione che generalmente viene utilizzato nei casi di utilizzo di Braint per business intelligence. Quindi chiudo con questa slide. I punti forti della piattaforma sono quella che rappresenta un sistema integrato centralizzato che permette la gestione e il monitoraggio del lavoro giornaliero degli operatori e delle attività nelle quali sono coinvolte. Dopodiché il cuore sempre della piattaforma, come vi dicevo all'inizio, è rappresentato dai workflow, che sono fortemente dipendenti dai requisiti del singolo cliente, e per questo nascono come qualcosa di continuamente customizzabile. Come vi dicevo anche nel corso della presentazione, nel caso di fornitura della piattaforma on-premises, la fornitura avviene in due fasi. C'è una prima fase di trasferimento nel know-how attraverso training specifici che partono dal basic, in dipendenza delle skill del personale coinvolto, e poi c'è appunto una fase di operatività del cliente, nel quale una volta effettuato il know-how può partire con l'attività operativa. E ho finito.